Ciao ragazzi, benvenuti alla seconda parte della nostra conversazione avente per tema il mindset perfetto per imparare le lingue, ovvero strategie e atteggiamento mentale per poter imparare in maniera efficace quante più lingue possibile. È di nuovo con noi Francesco, un super poliglotta italiano. E questa è la seconda parte, per cui se non avete già visto la prima, vi invitiamo prima ad andare a vederla e trovate il link qui adesso, in questo Questo preciso preciso momento. momento. Salve, mi sono molto felice che la prima parte del video sia abbia avuto, diciamo, successo, no? Ho visto molti commenti, quindi chiedo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, magari che hanno delle domande, hanno dei dubbi, di scrivere nei commenti tutti i dubbi, tutte le domande, perché saremmo super felici di rispondere. E questo ci aiuterà anche a noi, no? A scoprire qualcosa che magari ancora non sappiamo. Esatto, Francesco. Nel video precedente abbiamo già avuto oramai qualche centinaio di contatti e abbiamo trattato le prime cinque strategie, ovvero avere un obiettivo concreto, avere una strategia, avere una pratica perfetta, sfruttare i propri errori per imparare e da ultimo differenziare il proprio lavoro. Ora, in questa seconda parte, proseguiamo con le altre cinque strategie che abbiamo individuato. E cominciamo con la prima, ovvero non focalizzarsi solo su una cosa. Francesco, che cosa abbiamo inteso con questa frase? Questa è una delle mie frasi preferite, ok? Quindi differenziare il proprio lavoro. Noi abbiamo una grande passione per le lingue straniere, però cerchiamo di capire, no? Come possiamo sfruttare la conoscenza linguistica anche in altri ambiti, ok? Quindi magari ci sono persone fra di noi, chi ci segue, che ha una grande passione per lo sport. Ok, per il calcio, quindi chiedersi come posso sfruttare la lingua russa, la lingua francese, okay, la lingua spagnola con qualcosa che mi piace, ok? Oppure nel mio caso, e io voglio lavorare, anzi lavorerò perché già lo visualizzo nella mia mente, in ambasciata, e come interessante come lo studio, no, della lingua, per esempio la lingua bulgara, che studio da 8 anni, che ho cominciato solo a studiare quasi per hobby, mi possa portare comunque a un risultato che comunque mi può cambiare la vita in futuro, quindi dal punto di vista diplomatico. Quindi il mio consiglio è non focalizzarsi solo su un'unica cosa, ok? Quindi magari studiare, fissarsi solamente su un argomento, magari, oppure su una sfera lavorativa, ma cercare di differenziare la propria conoscenza a 360 gradi per diventare una persona di successo e una persona che ha comunque una conoscenza molto grande, no? Molto varia. Quindi tu cosa ne pensi? È un punto importante questo, quindi avere comunque una bella Certo, conoscenza. direi proprio di sì che questo è uno dei punti centrali. Poi soprattutto direi che è bene quando si impara una lingua quella di metterci dentro anche le tue passioni. Quindi al di là della lingua in sé, magari che ne so, ti piace leggere romanzi gialli, allora mettici dentro romanzi gialli in lingua. Per esempio, è una cosa che faccio con il russo, studiando il russo mi sono dato alla lettura dei gialli tipici dei russi. Quindi non so se conosci magari qualche giallo russo, ci sono autrici come Marinina, per esempio, che è super popolare in Russia e con la quale ho potuto anche sviluppare tutto un lessico particolare riguardante comunque il mondo del crimine, che sicuramente non è un lessico che magari uno impara per primo con un manuale di studio, ma appunto dandoti a un campo specifico, a un campo tematico specifico, hai modo di apprenderlo. Ok,
Poi la cosa interessante è che nel tuo caso, avendo questa passione per il thriller, no, magari lo leggi in italiano, lo leggi in un'altra lingua, vuoi capire di cosa si tratta e quindi hai quella voglia di scoprire, no, che cosa succederà nella scena successiva, e tutte quelle parole, quelle espressioni magari che vengono marcate, che vengono usate nel testo, ti vengono quasi, entrano nella tua testa e le memorizzi senza difficoltà. Magari non le devi neanche, come abbiamo detto nel video precedente, riscriverle per magari riportare qualche esempio. Le trovi direttamente, cioè le trovi direttamente nella tua mente, le ricordi direttamente perché immagini la scena, sei lì che hai voglia di scoprire che cosa succederà, e quindi vedi come queste pam, queste parole entrano nella tua mente e non ne usciranno più, no? Perché hai questa forte passione. Qualcosa di simile mi è successo sempre con la lingua russa, quando guardavo una serie, tra l'altro ucraina, che si chiama Dijurny Vrach, magari la conosci, e con questa mi ero fatto veramente tutto il lessico medico, tutte le parti del corpo, ma non solo quelle più importanti, che vabbè comunque si imparano frequentemente, ma anche magari i nomi delle ossa, comunque tutte le cose più specifiche. Quindi assolutamente, quando ti butti su qualcosa di specifico, poi davvero non fai neanche fatica, memorizzi tutto e ti crei tutto un vocabolario passivo. Assolutamente, assolutamente. Il prossimo punto è anche molto interessante, Andrea, no? La perseveranza. Perché se ci pensi, molte persone danno per scontato il fatto che per raggiungere un risultato tu debba essere una persona che è persistente, no? Che persiste, quindi una persona che sa quello che vuole. In realtà il fatto di essere perseveranti è comunque una skill che secondo me va presa. Ok, ci vuole un'autodisciplina che non tutti hanno. E la cosa interessante, correggimi se sbaglio, è che molte persone confondono la perseveranza e quindi la disciplina, no? Che comunque sono unite, con la motivazione. Cioè sono comunque cose, non dico contrarie, ma diverse. Cosa ne pensi? Sì, direi proprio di sì, sono cose che comunque hanno le loro diversità. Io perseveranza più che altro la vedo come magari, non lo so, il mio obiettivo è arrivare a giugno con un B1 in greco, e che cosa faccio? Studio tutti i giorni, mi do il tempo per studiare tutti i giorni, magari so mezz'oretta, però tutti i giorni, piuttosto che magari come fanno molti che fanno la, un po' come si diceva ai tempi della scuola, no? La secchiata, tre ore di fila, però sì, sì, due volte alla settimana. Molto meglio invece creare proprio l'abitudine di ricavare quei 30 minuti, o anche magari se uno è impegnato anche qualcosa in meno, però tutti i giorni. Tutti i giorni, esatto. Infatti proprio la chiave del successo, no, è proprio fare quel poco, però deve essere di qualità. Quindi io per esempio ricordo qualche anno fa, stavo proprio qui a Torino, no, dove mi trovo adesso, avevo la febbre 39, ok? E quindi dovevo comunque studiare, ok? Quindi io ogni giorno, come ho detto, ho le mie tre lingue che a cui devo comunque dare attenzione, e ricordo che chiamai la mia ragazza per parlare ucraino, per studiare, avevo qualche parola da chiederle, e lei fa: ma come fai? Sei malato? Riposa un po' col cervello, no? Io ho detto: no, ma devo fare almeno 20 minuti, devo imparare queste parole che comunque mi sono prefissato, no? Di studiare, di memorizzare, e non vado a dormire fino a quando non lo faccio. Quindi veramente non c'è storia che tenga. E quando hai un obiettivo, quando hai soprattutto un forte perché, ogni volta che magari non hai, ecco, la giusta azione in quel momento, quindi non sei infuocato, no? Cerca di capire sempre il perché lo stai facendo, perché hai incominciato a fare quella cosa, e la perseveranza e l'autodisciplina è qualcosa che verrà, secondo me, in automatico. Senz'altro, quando è chiaro il motivo per cui vuoi imparare una lingua, poi tutto il resto viene da sé. Sicuramente, la motivazione direi che è proprio la base iniziale su cui poi costruisci il resto. Esatto. Bene, Francesco, allora l'ottavo punto ha un titolo molto interessante,
ovvero avere fede in se stessi e nell'universo. Quindi qua sembra quasi che abbandoniamo il tema lingue e approcciamo quello più filosofico, psicologico, per cui cerchiamo di capire bene di che cosa si tratta. Ma allora, sì, è qualcosa sicuramente che sembra, no? Che si allontani, si discosti un po' dallo studio delle lingue, ma in realtà se ci pensi, tutte le cose che facciamo, quindi anche imparare una lingua straniera, se non hai il giusto mindset e se non ti sai analizzare bene dal punto di vista psicologico, avrai meno chance almeno di raggiungere l'obiettivo che vuoi, perché logicamente quando tu studi una lingua tu vuoi avere risultati, ok? Io per esempio non capisco le persone che dicono io studio per hobby, faccio questa cosa per hobby. Beh, se lo fai per hobby vuol dire che tu darai il 60%. Invece io sono convinto che non devi dare neanche il 100%, devi dare il 104% di quello che tu fai, ok? Che voi ci crediate o no, c'è comunque l'universo che ci ascolta. Ok, inizialmente il primo punto, se ricordi, stavamo parlando del perché, avere un forte perché, avere e sapere quello che vuoi. Perché nel momento in cui tu sai quello che vuoi, tu stai parlando con te stesso, quindi l'importante è la comunicazione interiore, ma allo stesso tempo tu stai comunicando con l'universo, ok? Tu stai inviando un messaggio. Ok? Quindi nel momento in cui tu visualizzi sempre la stessa cosa, vedi te parlare una lingua che ti piace, ok? Un livello magari alto, come vuoi, come decide, e immagini sempre quella scena mentre tu parli tedesco, inglese, che tu ci credi o no, l'universo ti ascolta e puoi avere un'idea negativa, un'idea positiva, l'universo ti darà quello che tu vuoi, quello che tu hai richiesto, quindi sia in positivo che in negativo. Sembra una cosa molto psicologica, molto filosofica più che altro, no Andrea, se ci pensi, però è davvero qualcosa che può fare la differenza, perché non siamo soli. Cosa ne pensi? Sì, Questo è un punto magari. sembra un po'. Effettivamente sono anche curioso di sapere poi quello che ci diranno quelli che ci ascoltano su questo punto. Sembra un po' quello che magari uno sente dire dai santoni zen, però mi rendo conto che è una cosa effettivamente reale, nel senso che si collega un po' a qualcosa che comunque è molto attuale anche nel campo della psicologia moderna, ovvero quello della visualizzazione. Cioè di appunto visualizzare mentalmente una situazione futura, quindi cercare di imparare a gestire quello che potrebbe succedere dopo. È una cosa che effettivamente in tema linguistico risulta molto utile e che anche io faccio. Insomma, mi viene in mente quando magari mi metto davanti allo specchio e inizio a parlare. So, adesso sto imparando il persiano, per esempio, quindi mi metto davanti allo specchio, immagino di essere in un bazar di Teheran. E di dire al venditore vorrei 1 chilo di pistacchi, per dire, no? Cose stupide che però ti permettono sia di fare pratica che anche di acquisire quella sicurezza che comunque uno ha bisogno di avere quando si mette a parlare una lingua straniera. E più volte uno lo fa, più poi questa consapevolezza, questa sicurezza uno l'acquisisce davvero. Anche perché io, come dico sempre, Andrea, le lingue non sono solo un insieme di parole, ok? Per me le lingue sono delle vere e proprie amiche. C'è un poliglotta di cui ho anche l'autografo, un poliglotta russo, Dmitry Petrov, non so se l'hai mai sentito. Lui dice che bisogna guardare le lingue come delle persone che cambiano, ok? Albert Einstein diceva che noi siamo energia. Tutto quello che ci circonda è energia, l'universo è energia. Quindi nel momento in cui tu guardi la lingua come non una cosa, ma come una persona, un amico, che comunque ti trasmette energia, ok? A cui anche tu puoi inviare la tua energia. Ecco, i risultati, sembra strano, ragazzi, sembra strano, sembra che stiamo parlando di qualcosa che di non razionale, ma vedrete dei risultati.
ok? Io applico, io logicamente in questi video cosa sto cercando di fare? Di darvi il meglio di me, ok? Di spiegarvi alcuni dei punti, perché ci sarebbero veramente tanti punti, alcuni dei punti che mi hanno aiutato in questi ultimi 8 anni a raggiungere i livelli linguistici che ho. Ok, quindi logicamente lo sto condividendo con voi e spero che questi punti vi possano aiutare. Sono davvero d'accordo con te quando dici che la lingua va vista come una persona. Di fatto anche tanti linguisti hanno teorizzato questa cosa, hanno visto la lingua come organismo vivente. E effettivamente è così, non solo non solo nella nostra mente, se ci mettiamo a immaginarla come una persona, ma se ci pensiamo è così proprio per il fatto che la lingua evolve, la lingua si modifica in continuazione, si modifica come fanno le persone, come fanno gli esseri viventi in generale. Quindi sì, esatto. Il penultimo punto invece è non permettere a nessuno di dirti non puoi. Anche questo è un punto sicuramente centrale nell'apprendimento non solo linguistico, ma anche in generale di qualsiasi cosa. Francesco, spieghiamo meglio a chi ci guarda che cosa vogliamo dire con queste parole. Quante volte ci è successo, no? Di sognare, e magari certe volte molte persone che sono invidiose ci dicono no, non ce la farai. Io non ce l'ho fatta, quindi figuriamoci se ce la farai tu. Queste persone che sono invidiose, perché questo è solamente scaturito appunto da un qualcosa di negativo, ok, che loro hanno all'interno di loro stessi, è scaturito dal fatto che loro si sono messi davanti e continuano a mettersi degli ostacoli e fanno in modo che i loro limiti possano diventare i tuoi limiti. Ok, e tu che magari che mi stai ascoltando, che hai un sogno, che può essere lo studio delle lingue straniere, ok? Oppure qualcos'altro, e senti che c'è la persona che non riesce a capirti, ok? Magari anche i genitori, di solito anche i genitori ci mettono anche dei paletti, loro pensano di farci del bene quando in realtà magari ci mettono i bastoni fra le ruote, no? Come si dice questa espressione italiana, quindi può essere anche interessante per gli stranieri magari che ci stanno seguendo. E quindi non fare in modo che i loro limiti possano diventare i tuoi limiti. E soprattutto non fare in modo, quindi di conseguenza, perché è tutto logicamente una ruota, che i limiti che tu hai, che non riesci magari a superare, ok, possano diventare i limiti di qualcun altro. Quindi secondo me quando tu studi una lingua, è una lingua magari un po' strana, no? Non fare in modo che le critiche delle altre persone possano condizionarti. Io, Andrea, ti racconto la mia esperienza con la lingua bulgara, ok? Non è la lingua che tutti magari svegliandosi la mattina incominciano a studiare, ma la lingua ucraina, e ti dico che sono stato molto, non molto, ma punzecchiato, diciamo, criticato per aver cominciato, per molti era una lingua inutile, però talmente inutile che dopo 2 anni mi ha messo in evidenza in un progetto internazionale, e dopo 2 anni stavo, grazie alle mie conoscenze, mi trovavo in Bulgaria per fare da interprete, ok? Quindi non era tanto inutile, quindi queste sono le cose più belle quando le persone magari ti criticano, e cercare di usare magari quell'energia negativa che loro ti trasmettono, di non respingerla, di accettarla e di cercare di convertirla in qualcosa che ti può funzionare. Cioè, sembra strano, però se ci pensiamo, magari una persona che mi critica negativamente, no, ma tu non ce la farai a imparare il cinese, ok? Io accetto questa energia negativa, la converto in energia positiva e cerco di trasformare quella energia in una sfida che non è diretta attenzione verso la persona ma verso me stesso. Io mi sfido perché so che posso fare di più. Andrea, a te è capitato? Hai un'esperienza simile? Sono curioso. Ma in generale direi di sì. Io sinceramente penso che qualsiasi poliglotta comunque abbia dovuto avere a che fare con l'invidia delle persone che gli stanno intorno. Credo che sia una cosa abbastanza normale, anche perché la maggior parte delle persone, quando va bene, si ferma a 1-2 lingue straniere, non di più. Tanti magari studiano l'inglese persino fatica,
e poi non vanno più avanti. Quindi quando vedono persone che sanno tante lingue, l'invidia scaturisce sempre. Non è neanche detto che sia cattiveria, cioè nel senso probabilmente è proprio anche una reazione un po' involontaria e automatica che una persona ha di fronte a un'altra persona che in una cosa riesce di più. Quindi diciamo che sicuramente anche nella mia esperienza ho avuto a che fare con questo e anche a me è capitato qualcosa di simile come a te con il bulgaro. A me è successo invece con la lingua rumena. Anche io avevo iniziato a imparare il rumeno e tante volte mi ero trovato ad affrontare persone che mi dicevano: sì, ma cosa impari a fare il rumeno? Cosa ti serve? È una lingua da ladri e basta. Quindi tra l'altro anche con questa concezione stereotipata. E dopo, anch'io dopo un po' di tempo che ho iniziato a studiarla, quando stavo all'università, frequentavo la triennale, ho partecipato come volontario a un progetto che riguardava l'assistenza a dei poeti nell'ambito di un festival internazionale di poesia nella città di Como. E qui c'erano anche dei poeti rumeni che non parlavano italiano. E quindi mi era stato chiesto di fare da interprete per questi poeti, che tra l'altro in Romania erano e sono tuttora abbastanza conosciuti. Quindi diciamo è stata comunque un'esperienza che mi ha permesso di essere di fronte a persone di spicco dalla società rumena e di poter usare le conoscenze che avevo acquisito. Per cui diciamo una sorta di rivincita rispetto a tutte quelle persone che mi dicevano cosa impari a fare il rumeno. Bravo, è la rivincita, è proprio quello di mi hai rubato questa parola di bocca, non la rivincita, che deve essere una rivincita sempre non verso gli altri, ok, ma verso te stesso. Quindi la rivincita, devo dimostrare a me stesso che quello che loro pensano, quello che loro dicono, non è giusto, non è vero. Quindi ci Esatto. sta. Sì, hai usato, hai valorizzato, monetizzato quello che loro ti hanno detto in negativo in qualcosa di positivo. Questo ti fa onore. Sì. E permettimi di aggiungere una cosa anche sul tema dei limiti. Ecco, io ho fatto mia una massima che poi, bene o male, è simile a quello che hai detto tu prima, ovvero noi siamo limitati solo dai muri che costruiamo noi stessi. Per cui tante volte questi muri che possono essere sia le critiche che vengono da fuori o magari a volte anche la carenza di fiducia che abbiamo verso noi stessi, sono queste cose che ci frenano, ma se noi abbattiamo questi muri mentali, poi siamo in grado di dare davvero al massimo. Quindi vediamo di nuovo, Andrea, come il fattore mindset è molto importante, è parte integrale di tutto quello che facciamo, e come usare bene il cervello, cioè usare bene proprio la questione, diciamo, mente, no? Ci può aiutare a superare tutti i limiti che in realtà noi ci mettiamo e ci permettono di raggiungere qualsiasi livello che noi vogliamo in qualsiasi lingua. Okay, quindi il cinese, per esempio, molti dicono è una lingua difficile, è una lingua è impossibile. Non è così. Cioè, bisogna saperla studiare come ogni cosa, come hai imparato la tua lingua, e per i cinesi è molto difficile comunque imparare la lingua italiana, non esiste per esempio la R in cinese, loro ce l'hanno fatta perché tu no. Quindi basta metterti dei limiti, lavora, una persona persistente, ok? E vedrai che raggiungerai quello che vuoi. Bravo, esatto. Alla fine dobbiamo imparare a vedere l'apprendimento delle lingue esattamente come qualsiasi altra attività. Non ricordo se ne avevamo già parlato nel primo video, ma è come andare in bicicletta. Nel senso, quando tu sei piccolo, impari ad andare in bicicletta, all'inizio fai fatica, usi le rotelle, ma poi poco per volta impari ad andare da solo. E posso Esatto. ipotizzare che anche l'apprendimento del cinese sia la stessa cosa, o di qualsiasi altra Esatto. lingua. Però se lo fai, guarda Andrea, tipo questa ultima cosa, magari poi passiamo all'ultimo punto che secondo me i nostri follower, i tuoi follower, fremono dalla voglia di sapere qual è l'ultimo punto. Secondo me, quando tu vai in bicicletta, ok, sei una persona, e quindi sei bambino, ok, perché impari da piccolo, sei una persona molto più libera di quanto tu lo sia, quando una persona può diventare, può essere quando è più grande, ok? Quindi quando ha un'età maggiore. Perché quando sei bambino,
a te interessa il viaggio, a te non interessa dove andrai, dove ti porta la bicicletta, quindi tu sai che stai pedalando senza pensare al risultato. Quando sei grande invece tu pensi più al risultato e meno al viaggio. Io il consiglio che posso dare, e qua magari potrebbe essere anche un altro punto, il bello della diretta, no? Un altro punto magari potrebbe essere non pensare, non focalizzarti troppo sul risultato, quindi il risultato è importante per avere uno schema, ok? Sapere che cosa vuoi ottenere, però non fare questo solo ed esclusivamente per il risultato, ma goditi il viaggio, fallo perché ami quello che stai facendo e vedrai che i risultati saranno ancora maggiori di quelli che ti sei prefissato inizialmente. Quindi questo potrebbe essere anche un altro punto che mi è venuto ora in mente. L'undicesimo punto, sì. Esatto. Bene, direi che possiamo passare allora all'ultimo punto. Oramai si è creato un po' di hype, siamo tutti curiosi, per cui passiamo ad analizzarlo. Allora, l'ultimo punto, quello più interessante di tutti, è avere cura di se stessi. Ecco, questo è un elemento molto importante che sembra non influente, ok? Magari sugli altri punti che abbiamo trattato finora, ma è un elemento che può fare una grandissima differenza, ok? Per i risultati che noi vogliamo raccogliere. Quindi avere comunque una cura di se stessi, mangiare bene, riposare, quindi non dire magari riposo 5-6 ore, il mio corpo ha bisogno solo di 8 ore e va bene così, poi il giorno dopo continuo a studiare o a lavorare. Ecco, non è così che funziona. Per fare un lavoro costruttivo e non distruttivo, quindi nocivo, che è nocivo per te stesso, per la tua salute, per la tua mente, devi comunque saper bilanciare quello che fai. Ecco, questo è essenziale, quindi riposare bene, prendere le vitamine, mangiare bene, fare sport, quindi camminare certe volte. Non so a te Andrea, poi magari me lo puoi anche raccontare. A me capita, soprattutto quando sono sotto esame, ok, che sono molto, molto stressato, soprattutto dal punto di vista mentale, e sento che non posso dare il massimo in quello che faccio, quindi per quanto riguarda la sfera linguistica, ok? E quello che faccio è mi riposo un momento, dico, cerco di capire Francesco che cosa sta succedendo, di che cosa necessiti, e faccio più sport e mi faccio magari una bella camminata quando il tempo qui a Torino lo permette e mi sento molto meglio, ok? Quindi sento un bilancio tra corpo e mente. E questo mi aiuta a proseguire senza demoralizzarmi, proseguire a studiare le mie lingue. Che cosa ne pensi? A te capita, Andrea, non so, di sentirti un po' stanco certe volte? Che cosa fai in questi momenti? Ah, sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto, nel senso che effettivamente è importante ascoltare il nostro corpo. Io sono abbastanza un fan della psicologia, per cui già da tempo ho scoperto che noi siamo mente e corpo insieme, che la mente e il corpo vanno sempre di pari passo, e quindi di fatto spesso se ci sentiamo stanchi fisicamente, anche tutte le attività che richiedono solo l'uso della mente poi rischiano di risentirne negativamente, per cui bisogna avere cura sia della mente che del corpo. E come te anche io spesso mi do alle camminate, oppure anche magari quando non ho l'occasione di uscire magari mi do alla meditazione o comunque ad attività che in qualche modo mi permettono di ristabilirmi. E è proprio vero anche l'importanza del dormire, perché di fatto poi il riposo ha anche una funzione importante nell'ottimizzazione della memoria, per cui tante volte quello che studiamo viene immagazzinato nella memoria a lungo termine durante il sonno. Infatti, non so se capita anche a te, ma a volte quando mi sveglio al mattino, la prima cosa che ho nella mente sono vocaboli che ho imparato la sera prima. Esatto. E è una cosa che trovo spesso molto curiosa. Cioè, magari la sera prima ho studiato persiano e mi sveglio al mattino che le prime parole che mi vengono in mente sono parole in persiano.
Esatto, è una cosa che capita anche a me. Io di solito la mattina, ok, studio le lingue che magari per ora mi danno maggiori difficoltà, perché le studio da poco tempo, quindi ho il turco, ho il cinese, ho il tedesco. E la sera invece mi dedico più all'ascolto di qualche lingua che magari è più facile, come il portoghese, lo spagnolo, l'inglese, quindi o il bulgaro, magari mi faccio qualche chiacchierata, non so, con qualcuno, parlo di solito con un amico bulgaro anche 2 ore, ok? E quindi per me non è nessuno, cioè non mi dà, non so, stress, non mi stanca, è una cosa che mi piace. E quindi la sera io cerco di comunque equilibrare i miei studi in questo modo. Quindi la sera faccio qualcosa di molto più facile per non appesantire la mente. La mattina invece, quando ho la mente più fresca, lì che bisogna spingermi un po' di più. Voglio ringraziare ancora il padrone di casa, no? Andrea Ripamonte, che mi ha ospitato sul suo canale. Io ti guardavo molto spesso inizialmente, quando ti ho scritto su Instagram, se non erro, perché ero emozionato, perché avevo trovato un'altra persona che sa il bulgaro. Quando mi ricapita, un altro pazzo che studia bulgaro, ok? E quindi sono molto felice che tu mi abbia dato la possibilità di presentarmi sul tuo canale. E sono molto grato a tutte le persone che ci, i tuoi follower, ok? Quindi persone che riscriveranno dei commenti, metteranno dei mi piace. Non per forza devono essere dei commenti positivi, magari se avete qualcosa che non vi piace, potete anche dirci che cosa, ok? E cerchiamo magari di capire cos'è che magari non vi è piaciuto, cos'è che vi è piaciuto di più. E se volete potete anche, possiamo fare anche un altro video, come stavamo parlando con te, Andrea, dove magari faremo un video dove risponderemo a tutte le domande che ci farete, e saremo molto felici di rispondervi. Esattamente, grazie a te, Francesco, per aver partecipato a questa conversazione insieme. Sicuramente chi ci guarda l'avrà trovata molto interessante. E di fatto anche io vi invito a lasciarci un commento, se ci sono anche delle critiche, purché costruttive, benvengano, perché alla fin fine è anche bello cercare di confrontarsi, per cui se qualcuno ha delle visioni differenti è anche bello capire come mai. E che dire, assolutamente sì, se in futuro vi piacerebbe vedere altri video di me e Francesco insieme in cui trattiamo il tema dell'apprendimento delle lingue, perché no, basta che ci date dei suggerimenti e saremo assolutamente felici di riproporre nuove tematiche. Bene, che altro aggiungere? Direi di seguire Francesco su Instagram, lo trovate con il nome Francesco Bruno. Esatto. E al momento non ha ancora un canale di YouTube, ma prima o poi lo costringeremo a crearselo anche lui. Sì, sì. E niente, a presto. A presto, lasciate un like. Esattamente. Ciao ragazzi.